Gioschittino, quando hai scoperto l'amore e la passione per la musica? Beh, diciamo, in famiglia mia si è sempre fatto musica, anche se a livello non professionale. In particolare una mia vecchia prozia, un personaggio molto molto particolare, aveva un grande pianoforte e mi metteva a suonare, lei mi ha insegnato la musica, no? Però io ero sempre un po' particolare perché volevo sempre improvvisare sopra gli spartiti che lei mi proponeva e lei mi rimproverava molto duramente perché non facessi la tecnica tradizionale con le scale, gli arpeggi e tutto quanto. Io invece ero un tipaccio già allora. Quanti anni avevi? E beh, 4 anni, 5 anni, quindi. Ma ero già così, diciamo, ero una, non avevo la barba però. Senti, il tuo percorso di studi com'è stato? Diciamo abbastanza regolare, un po' da primo della classe, un po' anonimo, diciamo, fino all'accademia. Poi diciamo, ho fatto un incontro molto particolare nella mia giovinezza di una persona che mi ha generosamente sostenuto gli studi superiori sia all'università che all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ho potuto frequentare e quindi molto bene. Senti, le tue composizioni sono eseguite in tutta Europa, ce ne parli brevemente? Beh, allora, quando mi chiedono che tipo di musica io scrivo, io dico che mi sforzo di fare della bella musica, prima di tutto. Tengo sempre d'occhio le persone con cui ho a che fare in quanto compositore, quindi gli interpreti e il pubblico. Io scrivo soprattutto per il pubblico, anche se questo a volte mi ha procacciato l'infamante accusa di essere un venduto oppure di cedere troppo spesso a un gusto più facile. In realtà noi artisti abbiamo bisogno di un interlocutore e la musica soprattutto è un'arte che ha bisogno di mediazione, la mediazione dell'interprete è fondamentale. E quindi è chiaro che io intanto scrivo per i miei interpreti e quindi li devo sempre conoscere personalmente e cercare di capire quali sono anche le loro problematiche spirituali, naturalmente, in modo da costruirgli un pezzo su di loro come un sarto imbastisce un vestito, chiaramente. E loro in genere sono anche molto gentili con me, quindi il discorso si tramanda dal compositore al pubblico. Su che cosa stai lavorando adesso? Allora, da circa un anno lavoravo a un progetto di teatro musicale da camera, una bellissima opera lirica sul libretto di mio amico Gianni Rigamonti, che insomma quasi terminato e poi ho l'occasione di lavorare con molti strumentisti molto attivi a Parigi come Angelo Cavarra, che è uno straordinario clarinettista, Andrea Gasperin, che è direttore della banda di Cavalese, uno straordinario corpo bandistico che ha suonato l'anno scorso in prima assoluta il mio concerto per clarinetto e banda, insomma in varie formazioni, diciamo. E il 30 luglio è uscito per la spesa della Champs Records un CD di Diana Galvidite, questa violinista lituana che ha suonato un mio pezzo per violino e pianoforte, ispirato a una leggenda lituana. E questo insomma, per un siciliano è un po' particolare il fatto che lui abbia scelto una fiaba del nord, diciamo. Quanto è difficile emergere nel mondo della musica oggi? Dunque, emergere è assolutamente complicato e difficile in questo momento. Allora, la musica, come tutte le arti, ha anche un lato pratico e concreto. E la musica è una delle arti più costose. E quindi noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci capisca, cioè, voglia interloquire con noi e che ci finanzi in qualche modo. E quindi entrare nei circuiti dei teatri lirici oppure degli enti pubblici è estremamente complicato, specialmente in Italia, dove c'è bisogno di una portanza politica molto spesso, oppure di agganci che molto spesso sfuggono alla chiarezza e quindi ci si dà da fare come si può. Io in Italia ho ben poco da fare, infatti sono un esiliato mio malgrado e mi trovo molto bene, però è chiaro che la musica ha bisogno di sostegno. Va bene, grazie. Grazie a te.